diamo il buongiorno e il ben trovato a Di Buon Mattino a Monsignor Pasquale Iacobona e un congratulazione, un augurio perché neo presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, Monsignor Iacobona, buongiorno. Buongiorno. Tra poco capiremo anche questa nuova nomina, che cosa implica per il suo lavoro già tantissimo, però prima, mentre noi facevamo le anticipazioni della puntata, mi ha detto che tra l'altro Santa Lucia in qualche modo è legata proprio alle catacombe. Certo, noi a Siracusa abbiamo tante catacombe, due principali, quella di San Giovanni la più visitata, ma anche l'altra molto richiesta, appunto di Santa Lucia, dove c'è il primo sepolcro della martire. Ed è da lì che poi le reliquie sono state portate a Venezia e in tanti altri luoghi, costituendo dei santuari locali. Ma il punto d'origine è proprio lì, la catacomba di Santa Lucia, dove fra l'altro il Caravaggio dipinse la sua bellissima morte di Santa Lucia, che decora la chiesa soprastante la catacomba. E noi dopo la Santa Messa andremo proprio a Siracusa per scoprire tutti questi luoghi e per vedere anche la processione delle reliquie che ha affollato la cittadina di Siracusa. Monsignore, però io ho detto, l'ho presentata come presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, ovviamente lei è di casa qui, abbiamo fatto un bellissimo viaggio, stiamo facendo un bellissimo viaggio con lei, in qualche modo cambiano le cose e cambia il suo impegno, cambia l'impegno della dottoressa Giuliani, che nel frattempo è diventata nuovo segretario. Che cosa implica tutto questo? Ma implica innanzitutto un cammino di continuità. Il Santo Padre, nel momento in cui il Cardinale Ravasi ha compiuto i suoi 80 anni e quindi ha dovuto lasciare l'incarico, ha pensato che la Commissione potesse esprimere dal suo interno le cariche principali, le funzioni principali, e quindi da segretario il Papa ha voluto che divenissi presidente. E la archeologa veterana è diventata che abbiamo imparato segretario. A conoscere nei nostri servizi spesso, sì, la dottoressa Giuliani ci ha accompagnato nelle varie visite delle catacombe, cosa che faremo dopo la pubblicità, perché dopo la pubblicità scendiamo al centro della terra, scendiamo a scoprire una delle prime catacombe che ci dà anche la nuova apertura di questa nuova presidenza, certo. Ovvero andiamo un po' fuori Roma, andiamo a Grotta Ferrata per scoprire la catacomba Ad Decimum. Ad Decimum. Ci vediamo dopo la pubblicità con Monsignor Iacobona e con gli arancini dall'altro lato. Mentre dall'altro lato dello studio si preparano arancini come se non ci fosse un domani, perché oggi è Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia, ma anche il giorno in cui arriva la luce nelle nostre case, noi con Monsignor Iacobona dall'altro lato dello studio, presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, stiamo parlando del capolavoro che sono le catacombe. Con Monsignor Iacobona finora abbiamo fatto un viaggio che ci ha portato a scoprire le catacombe qui a Roma, tra l'altro sappiamo la storia dei martiri appunto e delle loro tombe, con diciamo la sua presidenza abbiamo aperto anche un po' il nostro sguardo e la catacomba dove vogliamo portarvi stamattina si chiama Catacomba Ad Decimum, si trova a Grotta Ferrata e a guidarci sono Serena Cirillo e Carlo Petruzziello. Ci troviamo all'altezza del decimo miglio dell'antica Via Latina. In questo punto particolare della Via Latina si sviluppò un villaggio che sappiamo si chiamava Vicus Angusculanus, e questo villaggio evidentemente nel III secolo d.C. ormai aveva al suo interno una comunità di cristiani sufficientemente numerosa e sufficientemente organizzata da potersi permettere di gestire e scavare un proprio cimitero. L'aspetto eccezionale di questa catacomba è l'eccezionale stato di conservazione in cui si trova. È una catacomba in cui il visitatore percorre le gallerie e le vede così come le vedevano i cristiani di circa 1700 anni fa. Questo da un punto di vista archeologico ha un valore enorme perché ci permette di studiare nel dettaglio molti di quegli elementi che non è possibile studiare in altri contesti cimiteriali come le catacombe. Un esempio dell'evoluzione della lingua dal latino all'italiano la possiamo vedere in questa importantissima iscrizione che recita Esuberanzia in pace, quindi
exuberantia, colei che è esuberante, riposa in pace, e poi Silvina con tua sorella, in cui noi ci aspetteremmo cum, e invece qui è scritto con. Quindi questo a dimostrazione appunto che evidentemente alla fine del III secolo in questo villaggio c'era qualcuno che già non diceva più cum ma diceva con, e questo da un punto di vista linguistico è un dato di grande interesse. Formare i cittadini per la tutela e la valorizzazione. Questo è il messaggio del gruppo archeologico, questo è il messaggio che noi vorremmo continuare a tramandare alle nuove generazioni. È un'attività che abbiamo iniziato circa 50 anni fa, formando giovani, non più giovani, volontari per la tutela del patrimonio storico e archeologico esistente, che insiste sul territorio comunale. Ma con l'obiettivo, è vero, di accompagnare visitatori ai nostri monumenti, ma soprattutto cercando di tramandare la storia, la conoscenza, la tutela e la valorizzazione. Attraverso questi elementi le persone sono i soggetti attori del proprio territorio e sono loro stessi che cercano di appunto tutelare e recuperare il proprio patrimonio. Monsignor Iacobone, una catacomba tra l'altro lunga più o meno tra bracci maggiori e minori 225 metri, in uno stato di conservazione ottimo. Questo ci riporta al 16 di ottobre, giornata delle catacombe, in cui proprio qui a Grotta Ferrata avete scelto di iniziare un po' questo nuovo viaggio. Sì, abbiamo scelto questa catacomba per diversi motivi. Innanzitutto il nucleo tutela del patrimonio culturale dei Carabinieri ci ha restituito una iscrizione proveniente proprio dalla catacomba, e quindi in occasione della giornata delle catacombe abbiamo ripristinato la lapide, l'iscrizione nel suo luogo insieme ai rappresentanti del comando tutela dei Carabinieri con il Cardinal Ravasi, e quindi abbiamo ritrovato questa lastra lì dove era posizionata in origine. Una lastra, tra l'altro, che abbiamo sentito anche nel servizio, non questa nello specifico, ma anche questi ricordi ci insegnano qualcosa del nostro paese, ci insegnano anche qualcosa di quella che è la società in cui queste catacombe venivano fatte e venivano messe in atto. Stiamo vedendo proprio scorrere le immagini di quel 16 di ottobre, giorno in cui avete anche scelto di celebrare il gruppo archeologico di cui abbiamo visto un esponente nel servizio, che proprio a Grotta Ferrata, per chi non fosse di Roma, è proprio vicino Roma, però è un posto, diciamo, piccolo, dove questo gruppo archeologico garantisce alle persone che vanno lì proprio la continuità e lo scoprire questi luoghi. Certo, a due passi da Roma, la tipica uscita fuori porta, abbiamo a Grotta Ferrata sia la catacomba sia la splendida abbazia greca di San Nilo, e il gruppo archeologico Bruno Martellotta si dedica all'accoglienza dei visitatori, dei pellegrini, accompagnando sia in catacomba sia in abbazia. È un gruppo di volontari bravissimi, e abbiamo visto prima l'archeologo Paolo che guida il gruppo dal punto di vista scientifico, archeologico, e quindi c'è questa collaborazione con il territorio, con il volontariato, che per noi è fondamentale. Le immagini che scorrono ci portano un po' anche a capire la simmetria di questa catacomba nello specifico. Lungo la galleria principale ci sono tre cubicoli monumentali che in qualche modo ci insegnano qualcosa su come fosse divisa la comunità all'epoca, quali erano le parti dedicate alle persone più importanti della società e non. Ecco, abbiamo visto quegli splendidi affreschi, quella Traditio Legis, il Cristo che consegna la legge a Pietro, Paolo, un affresco bellissimo con delle colonnine, con una decorazione importante. Evidentemente c'erano dei personaggi illustri anche in questa piccola comunità, e quindi vengono in qualche maniera solennizzati. Ma come diceva Paolo Dal Miglio, la catacomba è importante perché è stata riscoperta praticamente all'inizio del Novecento, intatta, non era mai stata scoperta e violata prima, e quindi ci offre uno spaccato attraverso le tante iscrizioni, gli affreschi, uno spaccato vivissimo della comunità del terzo, quarto o primi
del V secolo, come era quella di Grottaferrata, della comunità Ad Decimum, questa stazione di posta lungo la Via Latina che da Roma portava in Campania attraverso la valle del Sacco e dell'Iri. Se volessimo fare anche una spiegazione di dove si trova, ma non solo dove si trova, perché si trova lì, chi erano le persone che venivano sepolte lì, Monsignor Iacobone? Dunque, siamo appunto lungo una delle vie consolari. Certo. Era la prima stazione di sosta, 10 miglia dopo Roma, si cambiavano i cavalli o gli attrezzi per il trasporto. E dunque lì si crea questa comunità, una comunità cristiana doveva essere abbastanza fiorente, c'erano anche evidentemente delle ville suburbane che insistono su quel luogo lì. E quindi la via diventa tramite non soltanto di commerci o di militari, ma diventa anche una via di evangelizzazione, una via di comunicazione, per cui nel suburbio romano si creano delle piccole comunità cristiane ma molto vivaci e molto interessanti. E la fortuna vuole che per dei lavori agricoli casuali abbiamo scoperto questa catacomba. Grazie a Monsignor Iacobone, come sempre, per averci accompagnato e guidato in questo viaggio, presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Approfitto per fare gli auguri di Natale a tutti quanti. Assolutamente, anche a lei, davvero di un buon Natale, che quest'anno sia sereno, perché questa è la speranza in questo anno. Grazie mille, auguri a lei.